Ciao a tutti ragazzi, qui Nilox The Gamer, siamo qui su Dragon Ball Xenoverse 2 e stiamo per fare la terza parte del walkthrough che sto svolgendo su questo canale. Allora, adesso ci ritroviamo qui di fianco al vecchio Caio e vediamo un attimo come andiamo avanti nella storia. Andando a record di logica, direi che dovremmo fare quella della saga di Namek, dato che ho appena fatto quella della saga dei Saiyan. Comunque adesso vediamo. Ok, era 762, sì, è quella di Namek. Allora qui abbiamo Freezer, Dodoria, Zarbon, Krilli contro... Krilli e Gohan contro di loro. Ma adesso vediamo come si sviluppa la storia. Allora, un'altra deviazione temporale, quindi Kidon non riusciranno a fuggire tanto facilmente, ma con Dodoria e Zarbon alle calcagna. Li deve aiutare, vai a risolvere la situazione. Ok. Allora, sperando che in questa parte riesco a fare un punteggio decente, perché nella seconda, ragazzi, ho fatto proprio un punteggio pessimo, una D, bruttissimo, guarda, veramente, una cosa fuori dal normale. Allora, adesso vediamo subito. Eccolo qui, il nostro Tempo Troller. Allora, inizia la battaglia. Allora, vediamo chi sfidiamo. Ma io direi il ciccio, dai. Voi? Sì, dai, il ciccio. Vediamo il ciccione. Con una serie di combo lo prendiamo e stecchiamo. Come avevo detto nel video precedente, mi piace molto la combo che viene effettuata, questa, ma che ora la faccio vedere. Più l'onda energetica, che è veramente fatta benissimo, non bene di più. Adesso carichiamo un attimino e vediamo un attimo cosa. Ecco, a Zarbon. Allora, vediamo un po', dai, dai. Chissà, andiamo per un'entità, una bella onda. Perfetto. Ah sì, beh, come poi ho anche l'ho potenziato un pochino. Poi ho fatto alcune missioni speciali dove... Abbiamo già finito? Ah, pensavo qualcosina di più. Ok, vabbè ragazzi, noi andiamo avanti come al solito, ecco, senza stare qui a perdere troppo tempo, diciamo. Allora, Vegeta, Dodoria. Allora, pare che Gohan sia riuscito a fuggire da Dodoria. Quindi la storia seguirà il suo corso normale e non dovresti tornare a casa. Però, chissà come mai, c'è sempre qualcuno che rompe le scatole, ovvero Slug. E dai, adesso ti faccio un culo a strisce, guarda, la micia, porca due. Vieni qua, bella schivata. Beh, comunque ragazzi, toglie veramente tanto. Non voglio essere troppo ripetitivo, però porco dio,
schivato, volevo fare, volevo chiudere in bellezza invece. Ah, ma è qui, quindi praticamente questo è il livello dove dovrei resistere, quindi dovrebbe quindi succedere, no? Non riesco a capire perché una volta... Ah, ecco, perfetto. Se arriva Trunks... Un'altra bella Z, buona. Ragazzi, noi andiamo sempre avanti, eh. Allora, attento Vegito, odore a caccia. Non male. Ok, un attimino. Questo odore è super potenziato, sicuramente. È forte, ma è mica tanto, eh. Cioè, alla fine abbiamo tolto anche già quasi metà di vita, quindi direi che... Che così. Ma dai, dai, su, dai, su, su, su. Buona, dai. No, perché non zeta? Vabbè, dai, un buon punteggio lo stesso. Cavolo, pensavo un po' di più. Ah, mo ti fa fuori, eh. Guarda qua. Spam! Bellissimo. Il tuo potenziale. Minga troppo. Ah, ottimo lavoro. Il tempo ha ripreso il suo corso naturale. Dopo qualche ricerca abbiamo scoperto che i due che stanno alterando la storia sono dei veri criminali. Carlos è uno degli ultimi Saiyan superstiti e a capo dei malvagi istruttori. Slug comanda eserciti di demoni e ha conquistato diversi pianeti. Goku li ha già sconfitti tramite diverse storie e probabilmente ora vogliono vendicarsi. Trunks li sta seguendo, ma per ora non è riuscito a catturarli. Deve esserci un modo per fermarli. Giusto, dobbiamo farci venire in mente un piano. Ma io ho altro a cui pensare, quindi lasciate il compito. Cazzo, questo se ne lava proprio le mani, una roba fuori dalla normale, però vabbè. Dunque, chissà cosa dovrà mai fare. Toki Toki sta per deporre un altro uovo e dobbiamo assicurarci che sia tutto pronto. Tutto sta minato qui per un uovo. Ah, ecco perché è un uccello divino che controlla il tempo. Ecco qual è il... perché è così importante. Quindi queste uova contengono il tempo per un nuovo universo. No, aspetta, universo, ho detto bene? In altre allora, in parole povere, le uova Toki Toki hanno il potere di creare altro tempo. Assicurarsi che Toki Toki produca uova sane e gli incarichi di Kaioshin del tempo. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Ora devo proprio andare. Ok. Ok. Tales e Slug non si danno mai per vinti. Per questo dovrei essere in piena forma. Vuoi andare in missione con la pattuglia temporale? Sì. Quindi andiamo e vediamo un attimo come si sviluppa la storia. Allora, era 762. Qui hanno recuperato le sfere del drago. Ma perché Vegeta ha lo scooter verde? Oh cacchio. Ma non doveva esserci Goku? Ma santa pazienza. Roba da matti. Infatti era Goku, come ha detto lei. Quindi Mira e Towa hanno combinato una delle loro.
Quindi devo ripristinare la storia e vedremo un attimo come me la fanno ripristinare. Era 7,62, 15 Recon, Barter, Gis. Questo qui non l'ho mai capito come Guldo, ah ecco, è il genio. Però ragazzi, cavolo, è stato fatto veramente bene sto gioco. Porco cane. Allora, vediamo un attimino. Tutti insieme la squadra di genio. Ok, quindi a chi spacchiamo il culo prima? Spacchiamo il culo a questi due qua, via. Avanti. Allora io direi di prendere prima il pistolino. Che non so dove cazzo. Eccolo qui, Guldo. Vai, stronzo. Sempre la solita combo utilizzo questa qua, che veramente toglie veramente tantissimo, secondo me. Poi se c'è di meglio, ragazzi, ben venga, cioè, nel senso. Però io mi trovo veramente bene con questa vita. Anche perché gli ho tolto quasi tutta la vita facendo solo questi due combo qua. Allora, adesso carichiamo un po' l'aura e andiamo a prendere il recon. Ecco, dunque. Ovviamente noi gli hanno tolto una cifra questa qua. Prova la matti. Ma Recom non gli ho tolto tantissimo, però pensavo di togliere molto di più invece. Qua non l'ho proprio beccato. Dai su. Voglio vedere un attimo qua. Forse la storia. Perfetto, conclusione colonna energetica. Ok, vediamo che cosa ho preso. B. B come Beagle. Ma porco cane, no? Vabbè, va. Andiamo avanti, va, per l'amor di Dio, va. Ah, Goku progetti infausti. Mamma che brutto. Ho il culo di fuori, ovviamente. Chi sarà mai? Il nostro caro amico Goku. Guarda, imperioso, che figo. Ok, adesso siamo come Barter e Gis. Allora. Dunque, adesso vediamo un attimino. Concludere in fretta questo scontro. Così almeno. Vediamo un attimo. Perché onestamente, ragazzi, sono curioso di vedere se riesco a ottenere le mosse di Freezer. Perché io non ho ancora capito se devo fare per forza gli eventi speciali per le mosse oppure posso ottenerle anche qui. Perché poi, tra l'altro, faccio anche una figuraccia perché essendo io comunque quello che commenti, quello che fa il live commentary, ma è normale. O let's play, chiamatelo come cavolo volete voi, ecco. Però non riesco a capire perché mi sto togliendo la vita. Perché? Perché? Ma perché? Dai, porca miseria. Andiamo da Bart. Ma va, vattene via. Vedete, è quello che vi dicevo io. Quel problema lì della... di quando voglio prendere... per un personaggio, ecco. Non riesco a capire perché me lo punta subito l'altro, ecco, anche essendo solo due. Ecco che poi adesso, fino a un attimo qua c'è stato anche un leggero lag. Porca miseria. E io pensavo di concludere
Guardate questo scontro qui. Poi ho imparato alcune mosse che sono veramente, veramente belle. Cosa succede, ma? Eccolo qui. Tarles. Ecco. Non potevate impedirgli di prendere a mangiare i frutti, no? Vabbè, dai, che le cose si fanno più interessanti. Dai, 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 dai. Adesso io non scopriamo, ma Vegeta che cazzo di fine ha fatto, scusa. Non riesco. Vabbè. Dai. Infatti che Goku ha veramente pochissima vita. Cazzo, così. Allora, dai, vediamo se riusciamo a fare ancora il nostro combo con la nostra... Porca miseria, pensavo di riuscire. Il nostro combo con la nostra onda energetica. Che mi piace veramente. No, niente, ho fatto fuori prima. Meglio così. Cioè, non gli ha tolto veramente niente, niente. Conclusione. Cos'è, bastava che sconfiggevo uno dei due? E un'altra B. Oh, santa pazienza, perché B? Ma. Andiamo avanti ancora. No, dai, Trunks si è fatto fregare. Ma non è possibile. Ma che roba, ma che roba. C'è una roba fuori dal normale. Allora, il mio corpo dell'ore di Trunks. Trunks è proprio un pirla, guarda. A parte che Trunks comunque nella saga fa sempre la parte del... cioè, non stupido però... Vabbè, va. Ciampere, va. Sacaniamo di botte anche questo Trunks qui. E vediamo portarci a casa questa fottutissima vittoria. Perché se non è fottuta, non è vittoria. Ovviamente. E vediamo di portarci a casa un bellissimo... punteggio. Una bella Z, non B come prima, che poi non riesco a capire perché mi piglio la B, è una cosa che non comprendo, dai, non so perché, facciamo fuori questo B, cioè fatelo fuori e basta, poi. Avanti. Non riesco a capire. Che bello aiuto che ci è arrivato. Bel genio scassato. Meglio così non poteva andare. Dai, adesso facciamo il culo anche a Gis. Sempre con la nostra solita combo. Che veramente toglie tantissimo. Almeno fin quando non sblocco le mosse più forti. E dopo, se riesco a sbloccare quelli che dico io di Freezer, ragazzi, dopo sì che facciamo il culo a tutti. Eccolo qui, Tarles. Ecco, quindi adesso devo prendere la storia normale, quando Ginyu si impossessa del corpo di Goku. Ok,
Dai, sconfiggiamo anche questa e portiamoci un'altra a casa, una bellissima vittoria, sperando di ottenere sempre ogni punteggio. Ah, è bello se spaccava tutto il campo di gioco e non solo un pezzettino. Ma che cos'è? Tutti contro di me. Allora. Dai. Ecco, è veloce. Troppo. Bam. Che abbiamo fatto. Ok, una è andata. E poi adesso ragazzi ho preso e sbloccato una mossa che vediamo se riusciamo a farla. Allora, vediamo un po'. Kaioken 3. Guardate che figo, che figo! Mamma mia, tutto grande. Quando si è mai visto un freezer che aveva Kaioken? Guardate quanto è diventato, è pazzesco! No! Porca miseria, pensavo di avergli fatto un botto di male. Concludiamo con una bellissima onda energetica, ragazzi. Sì! Oh, finalmente! No, a me no però, che cazzo c'entro io? Ah, finalmente! Ah, t'ho battuto, stronzo! Ok, vediamo ragazzi quanto abbiamo preso. Se abbiamo preso almeno una A, mi incazza come una bestia. Un'altra B. Ma porca miseria. Ma come cavolo è possibile? Vabbè, almeno siamo arrivati a un nuovo livello. Allora, in base a ciò che sappiamo, ora è certo che Tarles e Svago collabora con Towa e Mira. Vabbè, ci sei arrivato adesso, ma va? L'abbiamo già sconfitta una volta, ma l'abilità scientifica di Towa è spaventosa. Abbiamo anche affrontato un game passato e non è comune. Ah, ok. È stata in mano con un grande ammontare di energie ed è più forte che mai. Non possiamo commettere alcun errore, va bene, Trunks? Va bene, prossima volta non sbaglierò. Sono caduto nella trappola che mi ha teso tuo, mi vergogno a morire. Sì, mi hai proprio fatto una figura del cazzo. E fai bene perché poco la storia non è rimasta compromessa per sempre. La mente di tuo e la forza di Mira non vanno sottovalutate, devi fare più attenzione. Noi due inseguiremo Mira, tu rimani qui e tieni d'occhio la storia. Va bene, contate pure su di me. Un guardiano della storia, scommetto che Tales sarà a farsi vivo. Vabbè. Concludo qui la terza parte. Pensavo di poter svergere tutta la storia di Namek, invece non è andato così. Comunque spero di avervi fatto quantomeno, non dico divertire, ma comunque vi ho fatto interessare un attimo sull'argomento. Vi saluto, io sono Nirox the Gamer, vi lascio in descrizione il link del video precedente, se vi è piaciuto lasciate un bel like. Niente, dai, alla prossima. Ciao ragazzi.